di solo una settimana fa l'ultimo video blog, ma ecco, la situazione, diciamo, è precipitata in casa Knicks. E in quel video avevo detto che difficilmente saremmo andati sotto il 50%, anzi, lo escludevo proprio. E ci siamo lasciati che il record era 16-14. Con la sconfitta dopo Boston, beh, da lì abbiamo inanellato una serie di sconfitte che è arrivata a 7, quindi una roba che obiettivamente io non mi sarei mai aspettato, ed ora siamo 17-20. Cos'è successo? È successo molto probabilmente che tutti i nodi sono venuti al pettine, nel senso che le tanto famigerate statistiche avanzate dicevano che i Knicks stavano giocando male. E a occhio, l'idea era quella che in difesa facevamo una fatica dell'anima, e quindi le statistiche avanzate dicevano in quello il vero. In attacco, grazie al talento, riuscivamo poi a vincerle. E invece, boh, sono andate queste sette partite perse che secondo me hanno molto a che fare con l'effort, quindi la mancanza di grinta mostrata in campo. Tanto che si è arrivati poi anche a questionare sul discorso Melo, sul discorso del tuo leader che non si sbatte in campo, chi ha seguito la pagina Facebook oppure il forum sa che questi discorsi, bene o male, sono usciti, ma è anche inevitabile. Sul canale infatti trovate un video in cui Mike Breen e Clyde Frazier durante la partita, se non erro, sì, la sconfitta contro Milwaukee casalinga, direi. No, quella contro Orlando, in cui abbiamo preso 90 punti in tre quarti. Ecco, Mike Breen e Walt Frazier criticano apertamente Carmelo Anthony come su una rete del Madison Square Garden, la MSG Network, quindi di proprietà dei Knicks, forse non è mai stato criticato così tanto. E nel dopopartita anche mi sono stati fatti vedere dei video in cui Melo chiama un isolamento e in lontananza si vede Hornacek tornare verso la panchina sconsolato, comunque con un atteggiamento negativo. Questo può essere decontestualizzato, insomma, non andrei tanto, però comunque sono segni, secondo me, che anche la dirigenza forse inizia ad essere stufa della situazione, nel senso che non rinneghiamo di certo quello che abbiamo visto, cioè quello che abbiamo detto in questi anni su Carmelo Anthony, nel senso che da quando è arrivato su 5 anni, togliamo uno perché è stato infortunato, ma in 5 anni siamo andati 3 volte ai playoff. Vabbè, quell'anno magari che glielo abboniamo, anche se magari molto probabilmente non saremmo andati ai playoff. Comunque sia, 3 anni ci siamo andati, le squadre non erano competitive. C'era questo dualismo con Stoudemire, Stoudemire era sempre rotto, tutto quanto, non ha avuto i playmaker, bla bla bla, eccetera, eccetera. Però oggi siamo 17-20, mentre l'anno scorso, alla 37ª partita, eravamo 18-19. Andammo poi 20-20 e da lì ci fu poi il crollo di quella squadra, inspiegato. Un inspiegabile, no, forse quella squadra stava sovraperformando, il 2020 era bugiardo, era un sovraperformare, però ecco, è inaccettabile che oggi con Rose Lee, che tra l'altro lì in questo momento è il giocatore con la più alta percentuale nel tiro da tre dell'intera NBA, con Noah, con Porzingis al secondo anno, con una panchina che alla fine di tutto rispetto, con Brandon Jennings che va bene, non sta giocando bene, ma comunque andiamo sul potenziale. Ecco, è impossibile che questa squadra abbia un record del genere. E ha forse ragione Porzingis, che ha detto infatti una cosa, secondo me, vera, come facevo presente prima, cioè nel senso che quando stavamo vincendo, forse non stavamo giocando così bene e quindi poi alla fine, ripeto, i nodi sono venuti al pettine. Porzingis ha dato questa analisi che infatti condivido. Però ora cosa succede? Cioè, io non lo so, delle ultime 8 partite ne abbiamo vinta solo una. E quella con Milwaukee in recupero, panchinando Jennings e Rose e cavalcando Ron Baker, che ha avuto l'unico, tra virgolette, merito di dare la palla sotto. Di lasciare lavorare agli altri, non è che abbia fatto niente di eclatante, ma di certo non possiamo aspettarci che Baker diventi un giocatore determinante per noi. E la partita giocata poi il giorno dopo contro i Pacers ha di nuovo mostrato
un effort, una mancanza proprio di grinta di tutti, segno che questa scossa non c'è stata, quindi non c'è quella vittoria, non è stata uno spartiacque come poteva essere stata quella mitica vittoria quando eravamo tutti infortunati. Aiuta l'anno delle 54 vittorie in cui Carl Thomas con un piede rotto ci guidò oltre l'ostacolo, e da lì poi incanalammo una serie di vittorie, o comunque ci tiriamo fuori da delle secche che ci permisero di arrivare ai playoff in soprano turno. Ma ecco, torniamo al discorso di Brin e di Frazier, perché appunto loro dicevano benissimo, Carmelo Anthony, e infatti poi le dichiarazioni dopo partita sono state: quando vinco è merito di tutti. Quando vinciamo è merito di tutti, quando perdiamo è solo colpa mia. Ecco, Frazier e Brin l'hanno anticipato, perché nella partita, 2 partite prima hanno detto che è normale una situazione del genere. C'è passato Patrick Ewing, ci sono passate tutte le grandi star. Se sei una superstar hai chiaramente onori ed oneri. Quello che hanno aggiunto è che se quando tu ti presenti in campo cambiando sotto di blocchi, pigramente, giocando pigra in difesa, prendendoti tutti i tagli in faccia degli avversari sotto canestro, è ovvio che essendo tu la superstar ti trascini dietro tutti i tuoi compagni, e quindi il fatto che lì non difenda piuttosto che un altro giocatore, ecco, questo comunque sono imputabili, purtroppo o per fortuna, questo decidetelo voi, alla superstar di turno. Non può non essere altrimenti. E sulle pagine del blog, ovunque, abbiamo comunque sempre protetto Carmelo Anthony. Questo non è un'accusa a lui, però ecco come l'abbiamo difeso. E dopo la partita che ha fatto a Milwaukee nella vittoria, in cui nell'ultimo quarto è stato autore degli ultimi 20 dei 33 punti che abbiamo fatto nel quarto, o per punti fatti direttamente da lui, o comunque per assistenze, quindi per assist che ha fornito lui, ha giocato un quarto da all around che ti fa ancora venire più nervoso per quello che poteva essere, invece che non è stato per tutta la sua carriera, in sostanza. E questo ovviamente non ci può che fare girare le scatole, è inevitabile. Però ecco, io sono andato a leggere il roster che avevamo alla stessa partita, la 37ª partita l'anno scorso. Avevamo Aflalo, Calderone, backcourt, Melo, Porzingis al primo anno e Robin Lopez. In panchina avevamo Derrick Williams, Kyle Quinn c'era già, avevamo Vujacic, avevamo Galloway. Ecco, non mi dite che questo roster è superiore a quello attuale. Quindi io torno a ripetere che sotto le 50 vittorie, oramai pare chiaro che non ci arriveremo, a meno che veramente non succeda qualcosa, che io lo spero vivamente. Sotto le 50 vittorie questa squadra ha completamente fallito, e sia Derrick Rose, che all'inizio sembrava un giocatore, dopo le prime partite in cui ha dovuto trovare l'amalgama con i nuovi compagni e tutto il resto, sembrava un giocatore veramente ritrovato. Ha avuto poi un infortunio, mi sembra, una partita contro Houston, da lì un infortunio alla schiena, però da lì sembrava essere tornato, e invece, boh, da lì non so se ancora dei guai fisici, ma non ha detto niente, quindi boh, è tornato ad essere inutile, cioè nel senso che non è che dia ne tolga, sì, in difesa è sempre un buco, ma i soliti discorsi, ma ecco, è proprio secondo me un discorso di impegno in questo momento, e questo è inaccettabile, inaccettabile, e quindi io a fine stagione, come è stato scritto sul forum in varie forme, ecco, a fine stagione però Phil Jackson dovrà per forza mettere davanti al fatto compiuto Carmelo Anthony di non riuscire ad essere arrivato ai playoff, nonostante gli abbia messo vicino Rose, fortunatamente per un solo anno perché è in scadenza, Brandon Jennings, anche lui fortunatamente solo per un anno, perché anche lui è un contratto annuale, e poi i vari Noah, Porzingis al secondo anno, eccetera. Ecco, io andrei davanti a Carmelo Anthony e gli dico: senti, se con questi non mi hai fatto fare neanche i playoff, o al limite sei arrivato settimo, ottavo, bene, quella è la porta, hai la no, no trade, quindi devi scegliere la destinazione, trovati una squadra, ma lasciami rifondare, cioè rifacciamo tutto. È stato un piacere, grazie, arrivederci, però a questo punto non vedo un'altra strada praticabile, perché davvero quest'anno non fare i playoff, io, cioè, mai me lo sarei aspettato, poi succederà che lo rifaremo, ma
Io sono dell'idea che bisognerà sempre dare playoff delle possibilità, perché? Perché fai esperienza, soprattutto i giocatori giovani come Porzingis, ovviamente, stiamo parlando di lui, deve fare esperienza anche a costo di prendere una bastonata al primo turno. Però arrivare ottavi e prendersi davvero una bastonata terrificante dai Cavs, francamente, da tifoso, io non me la sentirei. Però ecco, vedremo cosa succederà. Boh, speriamo che succeda qualcosa a livello di effort. Tutti i giocatori continuano a dire che quello è la mancanza di effort in difesa, e quindi la prossima volta faremo meglio. Quella prossima è una must win, una gara da vincere a tutti i costi. Eppure poi è la striscia negativa, è lì a dirci invece che a dice altre cose. Io francamente, ripeto, non me l'aspettavo di essere qua al 9 di gennaio a parlare di queste cose, però tant'è. E tra l'altro, il proseguo del calendario, benché i nomi delle squadre che andremo a affrontare da qua a fine gennaio non siano proibitive, però sono partite molto ravvicinate, praticamente giochiamo un giorno sì, un giorno no, mediamente, però ci sono dei back-to-back, e nei back-to-back quest'anno siamo 0-7. Non lo so, boh, siamo sempre qua, benissimo, cioè, tutti gli anni siamo sempre a dire le stesse cose. Sembra che, sì, i bookmakers di Las Vegas ci davano a 37,5 vittorie come under-over, ma secondo me tenevano in considerazione gli infortuni che avrebbero potuto avere sia Noah che Rose, che lo stesso Melo. Ma in questo momento non possiamo certo, anzi, possiamo dire di tenerci fortunati. Melo ovviamente dopo una vittoria ha tirato fuori, avete visto? Ho vinto, ma sto giocando con una spalla malandata da qualche partita, per quello perdevamo. Ecco, altra dichiarazione mal consigliata che boh, mi fa veramente amen, amen. Boh, vedremo. Io più di dire vedremo, come lo dico sempre nei video, nei podcast. Adesso poi torneremo col podcast molto probabilmente la settimana prossima. Boh. La situazione al solito è delicata e vabbè, vedremo.